Ciao, benvenuti a questo video in cui andremo a introdurre uno degli eventi più importanti del 2022 e anche uno degli eventi che potremmo dire più importanti dell'esistenza, in quanto è un'occasione unica nella vita di ciascuno di noi, che è quella della congiunzione di Nettuno e Giove nel segno dei pesci. Nettuno è entrato, qui vedete queste due carte, mentre mischiavo i mazzi, ho preferito lasciare quelle che sono le carte emerse, le terre emerse al taglio del mazzo, in quanto estremamente pertinenti e legate a questa, non solo luna nuova in pesci del 2 di marzo prossimo, ma anche a questa congiunzione verso la quale ci stiamo muovendo, che vedrà appunto Giove e Nettuno congiunti nel segno dei pesci, come in questo abbraccio tra questi due lontre, questo tenero abbraccio di due metà, di due polarità, di due entità, di due essenze. Una carta sulla quale trionfa il messaggio: non sei mai solo. E il numero 42, numero importante da un punto di vista gematrico, in quanto numero riferito alle profezie messianiche, alle generazioni da Abramo a Gesù Cristo, 42 generazioni. Lo spirito della libellula, già citata in un video in cui mi si è chiesto di utilizzare proprio la medicina di questo insetto per attraversare e per immergersi in quella che sarà la congiunzione del 12 aprile 2022, sul quale trionfa un 22, numero che in integrale ridotto ci riporta a un 4, non solo legato alla stabilità, ma anche all'entrata in materia, l'entrata in forma di una sostanza, di un'essenza. E insieme il 42 e il 22 ci riportano a un 64, che è il numero per eccellenza, che è rappresentante la perfetta unità del cosmo. Sul 64 poi vi invito a cercare, ma probabilmente metterò qualcosa anche nella descrizione di questo video, naturalmente riducibile a un 10 e riducibile a un 1. Siamo anche diretti alla dodicesima casa da un punto di vista della nostra attenzione, ultima casa dello zodiaco. Quindi si ripartirà con l'equinozio di primavera dall'Ariete, che segnerà l'inizio dell'anno astrologico vero e proprio. Nettuno è entrato nei pesci nel 2011, ci ha portato prove che da questo anno, un anno che per alcuni di noi è estremamente importante nell'idea proprio della separazione, nella realizzazione del non essere soli al di là della fisicità, delle presenze. L'idea che una presenza è tale al di là che sia fisica o metafisica. E da allora Giove ha completato il suo tempo in pesci, che era nel 2010, ed era, diciamo, per un passaggio, una toccata e fuga in questo segno. E questa energia di Nettuno e Giove è un'energia che richiede di essere estremamente intenzionali e concentrati e molto consapevoli. E Giove è esaltato nel segno dei pesci come vecchio governatore anche, e non solo, anche proprio per l'allineamento archetipico delle energie della casa dei pesci e quelle di Giove stesso. I pesci ci riportano anche alla simbologia cristiana, pesci che venivano usati come segno di riconoscimento tra i cristiani all'epoca delle persecuzioni, nel cristianesimo delle origini, ci riferiamo quindi ai primi anni dopo la morte di Cristo.
Quindi Nettuno in Pesci dal 2011 ha nutrito e alimentato una più o meno consapevole percezione degli altri reami, delle altre dimensioni, delle energie invisibili, della spiritualità intesa in tutte le sue sfumature. E in questi 10 anni in cui abbiamo lavorato con questa energia, siamo diventati sicuramente più consapevoli di queste energie spirituali. Siamo in qualche modo stati indirizzati su un percorso di crescita spirituale. Siamo più consapevoli, consapevoli di quello che sentiamo, di quello che percepiamo con i nostri sensi più sottili. Abbiamo dei sensori più attivi e abbiamo sicuramente avuto le esperienze, le modalità, le ispirazioni, i suggerimenti tali da potenziare la nostra intuizione, perché questo potenziamento e questo rafforzamento dell'intuizione era uno dei propositi del piano divino. Se vediamo le cose da una prospettiva più alta. Questa presenza di Nettuno nel segno dei pesci ci ha aiutato anche con l'idea, con il maturare, con il concepire l'idea del distacco versus l'attaccamento. Attaccamento, non a caso, anche la casa dei pesci è una casa relativa alle dipendenze, alle tossicità e quindi anche quello che può essere soprattutto la dipendenza emotiva, la dipendenza emozionale da uno o più persone o da un sistema o da una struttura verso la quale crediamo di non poter fare a meno, della quale crediamo di non poter fare a meno e rispetto alla quale nell'idea, nell'ipotesi di un'assenza ci sentiremmo persi o soli. E questa presenza di Nettuno nella casa dei pesci dal 2011, anno peraltro che ci riporta all'energia del 4, quindi un anno di manifestazione e di materializzazione di questi concetti, seguito poi da un 23. Il 22 naturalmente seguito dal 23, il 23 in questo caso nella sincronicità vede l'aquila, il suo spirito come visione prospettiva più alta e con la consapevolezza e la maturazione di un'idea di fede, di un'idea di protezione, perché se la verità trascende l'illusione e quindi anche nel momento in cui vediamo una stanza vuota, percepiamo il non essere soli. Ecco che entriamo nell'idea della nostra protezione superiore, del fatto che siamo costantemente sotto custodia, guardati dallo Spirito, da Dio. E naturalmente la presenza di Nettuno nei pesci ci ha portato anche a consapevolizzare maggiormente la nostra caducità. Il fatto che siamo temporanei e quella che è dunque l'idea del tempo in questo senso. E quindi una comprensione, un'energia di comprensione e di ricezione di questi concetti che a diversi livelli di intensità ci ha nutrito e ci è venuta incontro proprio per allinearci con quello che è un percorso evolutivo della nostra coscienza. Ed ora a questo panorama si aggiunge l'energia amplificante e magnificante di Giove, che in pesci naturalmente risponde comunque in questa contemporaneità all'energia di Nettuno come padrone di casa. E quello che avviene è un'espansione di quello che Nettuno ha già iniziato a rivelare o mostrare. E quindi Giove va praticamente a amplificare, aggiungere
aggiungere a quello che è già l'ingrediente di base, ovvero l'acqua, e quindi più acqua. E se l'acqua naturalmente è simbolo delle nostre emozioni, del nostro regno emotivo, è anche simbolo del nostro subconsciente nella casa dei pesci e della nostra psiche, casa del misticismo per eccellenza, casa anche, come detto, nel lato ombra del nostro sabotatore interiore, che lì risiede. Sotto forma di illusione, quello che ci porta a fare delle scelte che nell'inganno suo, diciamo, sua caratteristica appaiono idonee, ma che in realtà si rivelano essere quello che molto semplicisticamente potremmo dire il darsi la zappa sui piedi. Se volessimo scendere di tono, da un tono più lirico a uno meno lirico, ma molto concreto. E quindi l'energia dei pesci viene amplificata in tutto il suo contesto. Giove e Nettuno si uniscono a 23 gradi dei pesci. E questo 23 che si fa presente con un promemoria, Dio ti guarda alle spalle, nell'energia messianica che profetizza il nuovo inizio, nell'equinozio in Ariete, la casa dell'io sono prima casa. E quindi si muovono Giove e Nettuno insieme, uniti verso il 24° grado. E quindi questo nella sostanza energetica dal 9 di aprile, maggiormente con l'esattezza del 12, ma oltre il 17 di aprile stesso, è un movimento che avviene e che va ad ampliarsi e a crescere come in un cosiddetto climax ascendente. E c'è anche quello che da intorno a marzo 16, marzo 22 viene definito uno stellium nel segno dei pesci. Avremo il Sole, Mercurio e Giove Nettuno, Giove ancora al 17° grado, Nettuno al 22° come punti iniziali dei loro movimenti. E se noi sommassimo questi gradi andremmo ad un 73 numericamente, che è il nome nascosto. Gli angeli della Kabbalah e del Kadosh, i 72 angeli, corrispondono a 72 nomi divini, ma la tradizione dice che il 73° nome è il nome nascosto, il nome misterioso, il nome ancora sommerso. E in questo stellium, e quindi in questa stella marina, in questa stella d'acqua, questo 73 trionfa come somma dei luoghi e delle posizioni nella sincronicità. E in una sincronicità di queste, qualche giorno fa, il messaggio che attraversa la porta delle mie orecchie è: la porta per il 73° nome divino è la conchiglia. E questo naturalmente ci riporta anche a Venere e alla sua iconografia. Ma già con la luna nuova del 2 di marzo in pesci inizia l'avvicinamento di Giove e Nettuno, energia sulla quale questo video vuole incentrarsi prima ancora di fare il video sulla luna nuova in pesci, perché questo è un momento di consapevolizzazione in quanto preparatorio e topico per poter inseminare il campo energetico lunare di energia utile alla manifestazione
per la luna piena successiva, la luna rosa del se del, scusatemi, per la luna piena successiva, la luna del 18 di marzo, la luna del verme detta, o luna della linfa. Quindi bene concentrarsi su questa congiunzione per cominciare a ispirarsi, a immaginare e a farsi un'idea di quelle che possono essere le energie coinvolte, a quale livello di magnificazione senza precedenti e senza successivi, e quindi cogliere questa occasione, questa opportunità, facendo del proprio meglio e secondo naturalmente quello che il piano divino vorrà far conoscere di sé attraverso queste energie. E naturalmente Venere sarà in pesci, Marte entrerà fieramente in pesci con la sua focosa energia intorno, diciamo, a questo arco di tempo tra il 9 di aprile e il 17. Nettuno qui naturalmente nel panorama è il più forte. Ma ci sono quindi più giocatori in gioco e quindi c'è uno spettro di una, diciamo, di potenziali, una gamma di rivelazioni sul livello cosciente rispetto alla modalità con cui lavoriamo con l'energia che è tipica dei pesci e della loro casa, della dodicesima casa. Dopo il 12 c'è il 13. Il raggiungimento della maestria, ecco l'ultima prova dell'eroe nel suo viaggio, in questa dodicesima casa che appunto raggiunge un picco energetico senza precedenti. E quindi diciamo che nella nostra capacità di lavorare con queste energie, con questi spettri di frequenza, i range proprio a livello di Hertz, che assumono tutte le caratteristiche dell'arcobaleno, ovvero avremo tutte le lunghezze d'onda presenti in un cromatismo iridescente multicolore, del quale si è accennato anche nello scorso video del passaggio, cosa mi si è chiesto di far presente, e mi si è fatto presente rispetto a un concetto di unione dei nostri campi astrali, eterici e fisici col nostro sé superiore, ed ecco che entra in gioco qui la nostra capacità, e per chi già è sul percorso, e per chi ci è appena arrivato, e per chi sta pensando di partire, per chi ognuno al suo punto del cammino, ecco, del suo viaggio, quella che è la nostra capacità di credere al nostro sé superiore, di credere alla nostra intuizione, di credere all'invisibile, come ci ricorda il piccolo principe, l'essenziale è invisibile agli occhi. E quindi la visione interiore, quello che vediamo con l'occhio della nostra mente, intanto quello che vedo qui con l'occhio della mia mente è sì, qui ed ora. Questa espressione vuol dire l'agilità mentale, un'agilità mentale, quindi anche il pensare, l'essere capaci di pensare rapidamente, implica una conduzione intuitiva, ben allenata. Soprattutto quando ci si muove in territori non conosciuti. Quello che vediamo con l'occhio della nostra mente, quello che sentiamo, che sensiamo, come potremmo dire, come sensorialmente un sensore, quello che percepiamo. Questi sono, diciamo, i muscoli sui quali stiamo lavorando, che stiamo costruendo dal 2011. E Giove sostiene questo momento perché conduce un'energia che permette di sentirci più consapevolmente sostenuti, e qui Giove appare sotto forma di aquila, trasformandosi
Tra l'altro vi rimando al mito rispetto a questo e alla mitologia. In ogni caso appare sotto forma di aquila per ricordarci l'invisibile sistema di guida, di conduzione di ogni individuo. Ci sentiamo e ci sentiremo più protetti spiritualmente, così che potremo osare anche magari avventurarci in quei regni invisibili e immergerci in quelle profondità del nostro subconsciente, verso le quali eravamo inibiti o avevamo timore, che rifiutavamo, o c'era una sorta di negazione rispetto alle quali c'era una sorta di negazione. E quindi la fede nella propria connessione al piano divino, nella propria intuizione, viene estremamente supportata. E c'è questa energia del tutto scorre, che sostiene ulteriormente la frequenza, che porta in sé un simbolico 999, per ritornare a un 27, a un tipo di rapidità che è consentita solo nel momento in cui c'è la conduzione del sé superiore, nell'abilità e rapidità decisionale. E quindi questo Pantarei, espressione attribuita ad Eraclito, diventa la forma di sostegno, il fluire stesso. E quindi, riflettendo anche su quello che può essere il paradosso che molti di noi potrebbero trovarsi ad avvertire, una sorta di informazione canalizzata che mi giunge rispetto alle lunghe attese, le attese interminabili, che qualcosa entri in esistenza, che qualcosa si manifesti. E quella che è invece la rapidità che viene qui presentata, è quello che è il paradosso in sé, perché se tutto fluisce e tutto scorre, l'attesa diventa dinamica, diventa conduzione. 5, 8, 13. Prendila questa conduzione. Capacità di ricezione espressa dalle corna di questo cervo bianco, un cervo bianco simbolo di purezza e di leggerezza, la terra e l'aria congiunte per ricevere l'energia fluida, liquida, il coraggio liquido che scende, che viene ricevuto. La nostra modalità ricettiva, l'energia femminile, il rosa che trionfa. Queste orecchie come ali, un cuore alato, etimologia radicale delle corna e del cuore, che è la stessa nelle radici sanscrite. L'energia dei pesci ci ricorda anche che tutto appunto è in continuo fluire e i pesci ricevono acqua dall'acquario, dalla casa undicesima. L'acquario versa l'acqua nella casa dei pesci e tutto è fluido, tutto fluisce in continuo movimento armonico a forma di otto come il volo del colibrì. Ma tutto quindi è temporaneo. Ci riporta alla metafora appunto del fiume: non puoi entrare due volte nello stesso fiume perché l'acqua che ti ha bagnato la prima volta se n'è già andata via con la corrente. Ergo, ci insegna a lasciare andare, a non essere attaccati. Quindi questo può essere un momento anche in cui considerare a che cosa magari potremmo essere eccessivamente attaccati, o verso che cosa tendiamo a manifestare. Mi si chiede di girare una carta, di nuovo una carta che esprime il supporto. Questo 34, il supporto del divino nel presente. E a che cosa siamo eccessivamente attaccati, o tendiamo a manifestare un attaccamento appunto a vari livelli di intensità, fino alla dipendenza, o rispetto a che cosa potremmo invece fluire e fare un passo indietro,
allentare, allontanare, allentare, lasciare la presa, arrenderci. Il mito di Sedna, di cui si era parlato nell'eclissi lunare in Toro nel mese di novembre 2021, Sedna, dea del mare degli Inuit, nonché oggetto transnettuniano, ovvero oggetti che si trovano oltre l'orbita di Nettuno, ai confini del nostro sistema solare, che vengono classificati, tra virgolette, come, diciamo, pianeti transpersonali, pianeti che lavorano, la cui energia archetipica e la cui energia simbolica lavora profondamente nelle zone sommerse, quindi nel nostro subconscio fino all'inconscio, e più lontani andiamo verso il fuori del il metasistema solare, ecco che più siamo nella profondità, verso l'oscuro fondo dell'abisso, dove risiedono energie a noi sconosciute, ma dove risiedono anche tesori sommersi, megalodonti e animali ritenuti scomparsi o leggendari o mai esistiti. E il mito di Sedna ci ricorda che quando lasciamo andare, non solo paradossalmente ci radichiamo, e questo riporta anche una canalizzazione del 2019 che era stato canalizzato in inglese, sempre su questo umile canale, che era proprio lasciare andare radica te stesso e quindi permette il contatto e la riattivazione dell'energia bloccata nel nostro primo e fondamentale chakra, quello della radice. E non solo ci radichiamo quando lasciamo andare, ma anche entriamo in contatto con la nostra divinità. Entriamo nella nostra divinità, attraverso la nostra divinità, con Cristo, per Cristo, in Cristo. E rilasciare la presa perché siamo consapevoli che il vero controllo non è comunque nostro. E quindi una sorta di arrendersi, che anche un liberarsi di un peso, non è la palla, non è totalmente in mano tua, non è comunque sempre nel tuo cortile. Le energie dei pesci poi promuovono ad elevare la nostra prospettiva, come detto, avere una visione in cui l'ego è stato riconosciuto, estrapolato. Operazione necessaria al suo annullamento. E non è fisica, in questo caso, ma metafisica, cioè ovvero va oltre tutto ciò che è fisico e soggetto alle leggi della fisica. Ora che si parla di energia dei pesci, va oltre anche la fisica quantistica, in quanto pur sempre fisica. È l'empatia e la teleempatia, potremmo dire, all'ennesima acquatica potenza verso le anime, verso l'anima e le anime in generale, non solo quelle vive fisicamente, quindi non solo quelle legate alla dimensione fisica. E ci sono delle meravigliose aperture nella nostra evoluzione e crescita animica, nel contatto con il sé superiore. E con tutto ciò che abbiamo imparato nel percorso dal 2011 a oggi, e anzi direi non solo nel percorso dal 2011 ad oggi, ma anche durante tutto l'arco della nostra esistenza. E Giove che ci chiede e ci fa questa domanda: che cosa stai imparando e che cosa hai imparato, che cosa stai comprendendo? Potrebbero presentarsi situazioni che vogliono mostrarci come possiamo essere più, diciamo,
gentili o più compassionevoli verso noi stessi, le nostre debolezze. Venere, presente in questo quadro, alimenta l'idea della compassione e del servizio. Credi nella magia, lo spirito del corvo bianco portatore di verità. 66 riducibile a un 12, riporta la casa dei pesci all'energia del 12 aprile, giorno esatta dell'esatta congiunzione, 12-12-24, palindromo di questo 42. Non sei mai solo. E anche comprendere la differenza tra commiserazione e compassione, dove la commiserazione è passiva e sterile e la compassione è attiva ed è compatire, come non solo empatizzare. Ecco, in questo panorama energetico mi si chiede di inventare questa parola teleempatia. Una telepatia che abbiamo anche nello sviluppare, nel praticare verso noi stessi la compassione e nel distinguere dell'essere ben allerta da quella che è la differenza tra commiserazione di se stessi e compassione di se stessi. Perché nel momento in cui la commiserazione, nel momento in cui ci si presenta una difficoltà, un ostacolo e ci sentiamo perseguitati, ritorniamo a ripetere e reiterare la storia infinita, la spirale della vittima. Non siamo sulla frequenza della compassione, ma quella bloccante, resistente, che impedisce il fluire, che è autosabotante della commiserazione, impedisce la crescita, è involutiva, implosiva. Mentre la compassione è attiva, responsabile, fa fronte, non si focalizza sul problema, si focalizza sulla soluzione e lo fa con l'equità di condivisione di uno stato dell'essere comune che è quello dell'umanità e che è quello dell'essere umani. E quindi verso... Piuttosto che condannarsi, più o meno consciamente, giudicarsi, esprimere sentenze di colpevolezza, imputazione, di capi d'accusa, atteggiamenti egoistici, e vi faccio notare che presunzione, presumere, presumibile, presuntuoso, hanno tutti lo stesso, sono tutti della stessa famiglia, e alimentano l'autosabotatore, l'avversario interiore, le colpe presunte o le presunte ragioni. Alimentano la radice del conflitto. Quindi si ritorna a quell'idea di alleato e non avversario, di ama il tuo nemico. Compassione e pace, riconciliazione e umiltà, perché appunto nessuno è perfetto dentro e fuori di noi, e queste dinamiche verranno messe sotto la lente di ingrandimento. Ci verrà permesso di osservarle. E le energie contestuali ci permetteranno finalmente di vederle sotto un'altra luce, di vederle da un'altra prospettiva. Ma qui mi riferisco proprio al concetto di luce. E con Giove e quindi questa luce che filtra sott'acqua e nel nostro subconscio e nella nostra psiche, e cominciamo a riallacciare l'idea del dentro e fuori di noi, in che forma le due realtà sono una. Come avviene il miracolo della manifestazione esterna, immagine e somiglianza della nostra verità interiore, qualunque essa sia riconosciuta o meno, ma sicuramente
l'immagine riflessa non mente rispetto alla verità interiore. Seneca, si vis amari, ama. Se vuoi essere amato, ama. E con Giove ci sentiremo, ribadisco, protetti nell'esplorare quei territori sottomarini. E sarà forse bello come fare un'escursione di scuba diving, scoprirne i tesori. Potremo percepire la verità che è il nostro sé maestro e la sua guida e la sua direzione. E Giove è un insegnante, appunto, e porta alla luce espandendo quello che abbiamo imparato e che stiamo imparando o che si suppone che impariamo in questa vita, che abbiamo questa opportunità di apprendere questa lezione karmica, che si dir si voglia. Ed essendo anche, appunto, i pesci, l'ultimo segno dello zodiaco, d'altra parte, c'è questa idea di compimento, di finitudine. E anche le nostre tendenze alla fuga potrebbero essere evidenziate e magnificate. Energie alla 5 o 7 di spade potrebbero essere magnificate. Quindi ai fini del riconoscimento, dell'apprendimento, ma questo presume comunque un'onestà interiore, un'onestà mentale, quantomeno la volontà, la disponibilità a mettere in discussione quella che per noi può essere una presunta verità. Scopriamo magari essere appunto oggetto di pregiudizio da parte nostra e questo nostro pregiudicare pregiudica la nostra manifestazione. Ed essendo appunto verso nelle acque della boccia dei pesci, potremmo dire, l'equilibrio, mantenendo un equilibrio, quindi permettendoci un galleggiamento fluido, è anche un momento ideale per prendersi una pausa dal tumulto frenetico, delle difficoltà, degli ostacoli, di questo sistema di cose inferiore, detto 3D, delle cose di questo mondo materialista. E come dire, rumoroso, confusionario, e immergersi in una dimensione più mistica, il silenzio. E naturalmente anche la salute che viene chiamata in causa, salute in tutte le sue accezioni di significato, quindi su tutti i livelli, dalla spirituale, mentale, emozionale, fisica o economica, che dir si voglia. La salute perché la casa dei pesci ha il suo complementare nella Vergine. E quindi quello che è in questo, diciamo, panorama rappresenta quello che noi non vediamo, che però ci influenza, che affetta, potremmo dire, influenza e ha quindi un effetto sulla nostra invisibile, sulla nostra energia. Questo può essere anche relativo, empaticamente parlando, all'energia che condividiamo, alla nostra interconnessione, al fatto che l'idea di essere separati è solo illusione. E anche il modo in cui noi trasmettiamo la nostra energia e quindi come la riceviamo e come la trasmettiamo in un campo che è comune e quindi diventa un fattore di salute anche pubblica o universale. Naturalmente anche i virus e le infermità sono legate a questo asse pesci-vergine. Le cose che non possiamo vedere, ma che rileviamo appunto con i nostri sensori dalle altre persone, nei loro campi energetici. Quello che è anche nel senso appunto di questa trasmissione e ricezione è contagioso. E quindi prioritizziamo il nostro sistema immunitario,
amore per se stessi, un'energia di sé, un'energia di equilibrio e bilanciamento che è anche l'energia di questo anno 2022. Questa luna crescente in cui siamo alle 13:33 del 13/2/2022 in questo qui ed ora, andando verso la luna piena in Leone, attraversiamo la via del Leone. Quindi il nostro sistema immunitario, la nostra salute, la nostra cura di sé, il nostro amore per se stessi, va usato come energia di equilibratura, di calibratura, di compensazione per quello che è lo tsunami emozionale, subconsciente, psichico nel quale potremmo trovarci a risvegliarci. La dodicesima casa, come detto, è anche completamento karmico, fine della linea, conclusione, fine di una storia, cose che abbiamo, che è ora tempo di lasciare andare, grandi conclusioni con Giove coinvolto. Quindi tutto questo amplificato. E quando dico grandi conclusioni, magari di capitoli della nostra vita fondamentali, principali, che hanno una caratteristica di esistenziale molto profonda, molto forte. Quindi non è che concludiamo semplicemente il libro che stiamo leggendo, magari, ma magari riusciamo a concludere il libro che stiamo scrivendo o il capitolo che stiamo scrivendo. Perché abbiamo l'ispirazione del prossimo capitolo, in cui c'è un'affermazione, un riaggancio al sé più profondo e quindi su un livello più alto della scala. E questa energia dei pesci anche ci riporta all'idea dell'abbandono, alla sindrome dell'abbandono anche, alla confusione. Rispetto anche a dove andare dopo, cioè nel senso, nel momento in cui ci si trova a, come dire, avere, scusate questo mio vizio di fare questo verso da pesce, no? Di boccheggiare, ma questo, come dire, finisce una cosa importante che ha preso tutto lo spazio della mia vita fino adesso. Ci può essere, nel momento in cui questa cosa viene lasciata andare, un momento di vuoto in cui ci si sente persi e in cui ci si chiede dove vado ora. Ed ecco di nuovo che entra la conduzione superiore ad aiutarci e a ricordarci che non siamo soli, di credere nella magia, dell'essere presenti e di stare nel presente da cui prendere la conduzione e continuare a percorrere il cammino della verità che trascende l'illusione, l'illusione che è data anche dalla paura della solitudine, dalle cose che ci portiamo dietro per una qualsiasi paura radicata nel nostro subconscio e che ha nel subconscio la radice. Quindi, per mantenere il tutto questo potenziale in equilibrio, la cosa più saggia da fare è quella di lavorare con l'energia della Vergine dall'altra parte dell'asse dei pesci e quindi l'energia della Vergine della quale si ha bisogno per radicarci e per lasciare andare. Quindi organizzare, condurre, trovare soluzioni pratiche, fare dei passi pratici, quindi passi piccoli e efficienti, produttivi. Non dobbiamo pensare al traguardo, dobbiamo pensare di arrivare a compiere un primo passo, un secondo passo e di passo alla volta, per quanto retorico, e focalizzarci su una base quotidiana. Quindi sul qui ed ora sicuramente, perché in alcuni casi di difficoltà e di estremismo delle situazioni, la base quotidiana è già una base troppo larga, è già un passo troppo lungo pensare dall'alba al tramonto, ma si pensa ora per ora, minuto per minuto, secondo per secondo. E qui viene l'idea della sincronicità incontro a noi a darci conferma. Con le sincronicità orarie o le sincronicità di qualsiasi altro tipo.
E quindi dovremo fare riferimento a una forte energia della Vergine per trovare una giusta calibratura delle energie. E alla fine di aprile 2022 abbiamo anche un'eclissi in Toro a 10 gradi, una eclissi solare, quindi un'eclissi solare che avviene appunto quando è luna nuova, quando Sole e Luna sono congiunti. Toro che è governato da Venere, che è nei pesci, è congiunta a Giove. E quindi questo esprimerà il concetto di che cosa dobbiamo fare nel mondo fisico, nella realtà fisica, per fare fronte a questo tsunami energetico, emotivo e tutto quello che emergerà anche dalle aree del nostro subconscio, perché anche quelli che di noi che magari sono a un livello di approfondimento, di esplorazione del subconscio, no? Più o meno evoluto, più o meno avanzato. C'è sempre qualcosa di più, c'è sempre qualcosa da imparare, c'è questo meccanismo ascensionale infinito finché, ecco, questa incarnazione è in corso. Quindi, come possiamo agire nel momento in cui ci rendiamo conto, per esempio, come, no, succede nella mia sincronicità in questi giorni, Madonna, con tutto il lavoro fatto, ecco che si manifesta questa cosa che ha un vecchio sapore, ma il suo vecchio sapore non condiziona un nuovo approccio, una nuova soluzione. Nel momento in cui sorge il vecchio sapore, subito l'attenzione si sposta sulla modalità risolutiva, come la risolvo? E quindi concentrarsi assolutamente su quello che è di fronte a noi e non andare troppo avanti, non precorrere i tempi, precorrere che rima, anche se non rima, con pregiudicare o con presumere. Sum, verbo essere. Quindi non si è prima del tempo, nati prematuri, c'è un tempo divino che supporta la gestazione e il dare alla luce la verità. E quindi la congiunzione Giove-Nettuno, 12 aprile 2022, una occasione, opportunità unica nella vita per un approfondimento veramente significativo. Quelle che possono essere le dinamiche subconsce per cui la nostra esperienza esistenziale si manifesta o manifesta determinate tematiche ripetitive, monotone, patterns, schemi, spiralizzazioni, frattalizzazioni, quindi poi su scala più ampia, 23 gradi dei pesci e tutti i segni d'acqua saranno comunque più o meno coinvolti. Soprattutto naturalmente se si ha nella carta natale un piazzamento tra i 22 e i 25 gradi dei pesci. Grandi benefici da questa energia, pesci che è energia acquatica mutevole e quindi è senza limiti, infinita, senza confini, espansiva di sua natura, ecco perché anche il suo vecchio governatore era Giove, che è il pianeta dell'espansione, e Nettuno, che è il governatore attuale, che rafforza questo aspetto illimitato, perché lui è il signore del mare, delle grandi distese d'acqua. L'acqua è il suo regno. E quando viene, quando questi due, Nettuno e Giove, si uniscono e collaborano, è il tempo del mistico, del misticismo. Mi viene suggerita la. Per chi vuole e per chi risuonasse con questa frequenza, una canzone di Van Morrison, che è una canzone credo del 67 o 68, che si chiama proprio Into the Mystic, perché al di là di quello che prova a essere, diciamo, la contestualizzazione lirica e quindi del testo propriamente di questa canzone, a livello di frequenza può essere una canzone che sostiene il percorso nell'attualità che allora questa frequenza sonora aveva già
manifestato, in un momento in cui, così dire, per così dire, no, i figli dei fiori già inneggiavano la cosiddetta era dell'acquario. Saturno e Giove hanno, scusatemi, ritorno con questo lapsus non casuale, ma in ogni caso Saturno e Nettuno, e ho Saturno che mi chiama. Ok, Saturno, dimmi, dimmi che cosa vuoi in questo momento, caro archetipo, soggetto alla volontà del padre. L'autoriflessione. Qui due carte legate al sé. Il 17, gematria della parola buono. Il 6, prima vi dicevo l'arco dal 9 al 17 di aprile. A questo punto considererei anche il 6 come la casa della Vergine. Il 17 che ci riporta alla trasformazione dello scorpione nell'autoriflessione, questa figura immersa, semi-emersa. O semisommersa, un gioco di specchi e di immagini riflesse, la sinistra e la destra che si incrociano, si intrecciano e si abbracciano, un'idea del caduceo in questo scambio di riflessi. L'energia generale in questo suo voler apparire è la fede, la luna del verme. Già citata in precedenza, War Moon del 18 di marzo, luna della fede. 846, 684, 64, 10, 18, l'idea della giustizia e del maestro, se superiore. Ma tornando a Giove e Nettuno, Giove e Nettuno hanno orbite diverse e diciamo. Di differenti periodi orbitali. Quello di Giove di 12 anni e ci mette quindi 12 anni ad andare ad attraversare tutta la ruota, a fare tutta la ruota zodiacale e quindi sta, diciamo, in ogni casa per circa un anno, in ogni segno. E quando lo fa, quel segno riceve un sacco di benefici perché Giove tende a essere molto benefico, il grande benefattore viene definito. Giove tende a portare successo, apprezzamento, riconoscimento di qualche tipo. Un riconoscimento, e vi riaggancio a quanto detto rispetto all'ego in questo caso, per chi è su un percorso di evoluzione interiore. E siccome questo, diciamo, prende un arco di tempo relativamente breve, quindi un transito di un anno, è molto facile evidenziare gli effetti della beneficità, della benevolenza di Giove. Nettuno invece ci mette 165 anni a orbitare, quindi ha una rotazione che è molto più lunga in ogni segno, in ogni casa, e quindi vi sta per circa 14 anni e gli effetti sono un pochino più a lento rilascio, più sottili, ma in questo caso abbiamo appunto la loro congiunzione con Giove, quindi andrà a magnificare anche quelli che sono gli effetti di Nettuno nei pesci che abbiamo nei pesci dal 2011. 2011-2022 sono 11 anni. 11-11 ritorna come energia sincronica. E siccome questa espansione, quindi diciamo legato al fattore dell'espansione a Giove, anche l'energia archetipica degli oggetti transnettuniani, come detto, sarà più forte. Paradossalmente i confini dell'universo saranno più vicini, perché saranno messi sotto un telex, sotto un teleobiettivo, saranno portati ai nostri occhi, saranno avvicinati o ravvicinati dalla presenza di Giove. Giove e Nettuno si uniscono generalmente ogni 13 anni, ma non necessariamente in pesci. Infatti il ciclo per cui averli in pesci è di 166 anni. L'ultima volta che erano in pesci entrambi congiunti era il 1856 a 18 gradi dei pesci, ora ce li avremo a 23. 23 numero legato al 5, all'impegno. Allo Ierofante, al Toro, quindi al nodo nord, anche in questo qui ed ora, ma anche legato all'11 come polarità.
Quindi diciamo, possiamo anche usare come riferimento il 1856 per vedere quello che potrebbero essere anche sul piano fisico del 3D, no? Gli effetti di questa congiunzione. E dato che i pesci sono il segno, se non direi da un punto di vista proprio simbolico, archetipico, perché poi ognuno di noi è diverso e quindi no, non si può assolutizzare, ma sono forse simbolicamente il segno dotato di una maggiore sensibilità. Non solo tra i segni d'acqua, ma proprio di tutta la ruota, la sensibilità, la suscettibilità, come dire, la reattività da un punto di vista emotivo, emozionale. Quindi questi aspetti anche possono essere amplificati dall'interazione tra Giove, l'espansivo e benefico, e il dio del mare Nettuno. In questo caso, questo Nettuno ha molto la connotazione femminile di Sedna, lo ribadisco. Se volete riallacciarvi a quel video in cui si parla appunto con la luna, con l'eclissi lunare in Toro in novembre 2021, del mito di Sedna. Nel 1856 abbiamo avuto enormi, diciamo, alluvioni, fenomeni di allagamenti, di esondazioni, particolarmente soprattutto in Francia. Nel 2021 Giove si è affacciato rapidamente nei pesci, come dicevo, verso metà maggio, e fino, diciamo, al tardo luglio. Uno, diciamo, dei lati positivi di quel transito era che in quel periodo sia il lockdown, che le regole, i regolamenti, restrizioni, avevano, diciamo, si erano un pochino allentate, si sono lasciate un po' andare. In molti casi, molte nazioni anche proprio sono stati rimossi, abbandonati. Ma anche in quello stesso periodo in cui lui transitava nei pesci, ci sono stati in Europa molti fenomeni di allagamento, alluvioni, esondazioni, soprattutto in Germania e Belgio. E si può ricordare le scene delle macchine portate via dalla corrente. Quindi diciamo che questa potenziale grande espansione dell'acqua è anche su un livello prettamente fisico, prettamente tridimensionale e geologico, parte del simbolismo di questa congiunzione, anche se quindi appunto in un'idea letterale. E quindi anche letteralmente problematiche legate al tema dell'acqua in tutti i suoi aspetti, quindi diciamo nei suoi estremi, troppa acqua, zero acqua, passando tra questi due estremi, dall'esondazione alla siccità, dall'oceano al deserto, dal Mar Rosso diremmo in questo contesto energetico al deserto, passando in mezzo possibilmente. Su questo 6 della cura per se stessi e della salute. E appunto i pesci sono un segno estremamente emozionale, estremamente magnetico, e quindi hanno, diciamo, Nettuno legato al magnetismo proprio nelle leggi fisiche. Quindi questa onda emozionale, questa ondata emozionale che anche l'acqua, le lacrime, sia di gioia che le altre, insomma, entrano in questo panorama simbolico, sono, diciamo, le tematiche più prominenti di questa congiunzione. Nei lati più ombra abbiamo, per esempio, non solo queste potenziali estremismi rispetto all'acqua, ma anche Nettuno è legato alla tossicità, all'inquinamento, perché è appunto legato a ciò che influenza la nostra energia e non si vede, quindi anche ai veleni. Nettuno è anche legato agli stati alterati di coscienza, non solo quelli che si raggiungono in meditazione, ma anche quelli derivati dall'uso di droghe o farmaci o psicofarmaci, detti psicofarmaci. Quindi ci può essere un momento anche di confusione spirituale che potremmo vivere.
Un momento del 1856, diciamo, anche se il movimento spiritualista negli Stati Uniti iniziò intorno al 1846, nel 1856, 10 anni dopo, era in piena, proprio, letteralmente, come il fiume. E anche le Ouija, tutte le tavolette, no? E tutto questo movimento in quel periodo era estremamente attivo verso la fine dell'Ottocento, diciamo dopo la metà dell'Ottocento. E se anche c'è un, diciamo, questo piacerà ai cospirazionisti, ma in ogni caso, se c'è veramente, no? Come, senza voler entrare, poi aprire un argomento enorme anche questo, però se c'è una forma di controllo mentale, no, in società, che siano le armi psicotroniche, che siano i mezzi, detti mediums anche, no? Quindi medianicità, non solo a livello di energie sottili, ma anche proprio di mezzi di comunicazione, e quindi se, diciamo, c'è questo tipo di subdolo, sottile, nascosto meccanismo di controllo della mente di massa, e quindi della coscienza collettiva, e quindi del subconscio collettivo, dell'inconscio collettivo, sicuramente viene a essere portato in evidenza dalla lente espansiva di Giove, non ha, però nel lato, diciamo, luce, questo permette di riconoscere un'evidenza, si potrebbe però percepire un senso di impotenza anche. In ogni caso, ricordiamo che il nodo sud in Scorpione, quindi c'è l'idea anche del rilascio e della trasformazione rispetto a ciò che è nascosto e che ciò che è sommerso. Giove comunque potrebbe anche dall'altra parte amplificare l'idea dell'ipnosi collettiva, in questo senso, quella o della psicosi collettiva. L'illusione collettiva, la delusione collettiva, l'inganno collettivo mentale, che quindi in qualche modo potrebbe amplificarlo. Ma diciamo che anche perché Nettuno è collegato anche alle bugie, al non essere onesti con se stessi o con gli altri, quindi alle bugie in generale, al sabotaggio, quindi anche all'autosabotaggio, alla menzogna proprio, le cose che e all'apparenza illusoria, le cose che non sono quello che sembrano essere, le cose che non stanno come sembra che stiano. E quindi, diciamo, può esserci un'espansione, una magnificazione, un mettere sotto l'occhio di bue, si chiama la luce, quella, no, che isola nel contesto un determinato aspetto, un determinato personaggio, una determinata situazione scenica. E c'è anche quindi il potenziale di esporre, cioè di farli venire fuori, di metterli appunto sotto questa luce, di aprirli, di schiuderli, di sgusciare fuori dal guscio, questo squish onomatopeico, e quindi di rivelarli. Questo può essere un tempo di rivelazione molto molto importante. Le energie dell'acqua, il 7, quelle che sono le sfide contenute in questo elemento, quella che è una invisibile conduzione che ci guida e ci conduce, così che noi siamo trasportati su questa barca di carta. Qui ci riferiamo alla carta anche scritta, giornali, libri, e siamo trasportati, però chi è la nostra guida? Chi ci dà la direzione, da chi ci facciamo dirigere o guidare? Nettuno è anche connesso con, perché c'è da dire appunto che Giove espande sia la bugia ma anche la verità, è sempre una doppia faccia la medaglia. Nettuno è anche connesso con i farmaceutici, le industrie farmaceutiche, le sostanze farmaceutiche, la tossicità relativa, quindi gli effetti collaterali delle sostanze farmaceutiche. Quindi aprile può essere un punto centrale per quanto riguarda queste tematiche, perché anche, diciamo, poi muovendoci verso maggio, quindi con questa nostra barca di carta,
entreranno in gioco energie molto più rivoluzionarie, molto più young, molto più forti. Nel 1856 anche la fotografia ebbe ancora acqua, messaggio nella bottiglia, quello che può venire portato in questo percorso, un dono, un messaggio, la carta di nuovo. Mi viene grafene, grafene in questo caso purificarsi. 15 più 7, 7, 5, 12, di nuovo il 22. La verità trascende l'illusione, un messaggio di verità. La fotografia diventa fotografia a colori. Il cromatismo, i criptocromi che guidano la direzione negli uccelli e nelle migrazioni. L'espansione della realtà virtuale. Nettuno è anche collegato all'olio, all'unzione, all'olio in tutti i sensi, anche il petrolio, quindi anche alla benzina, al carburante. Collegato anche al Cristo, come l'unto del Signore. Quindi alla coscienza cristica, su un piano esoterico e su un piano più alto. Collegato al carburante, quello che ci manda avanti e figurativamente, ma anche quello che fa, che manda i nostri veicoli a benzina. Quindi ci potrebbe essere una grossa bolla di mercato rispetto alla benzina. Chi di noi ha la macchina benzina, come me, si accorge che la benzina qui in questa zona è già quasi 2 euro al litro, perché poi appunto ci caricano sopra il trasporto, che è un cane che si morde la coda, eccetera, eccetera. Quindi, e soprattutto l'inflazione, soprattutto negli Stati Uniti, che hanno anche questo loro ritorno di Plutone, ma diciamo l'economia americana poi diretta, i diretti di diciamo, come dire, che se l'economia americana fosse una gabbia superiore alla nostra, i bisogni cadrebbero direttamente nel territorio in cui siamo noi, in questo caso. Se volessimo immaginare una storia ideologica di criceti e porcellini d'India. In ogni caso, ecco, quando il prezzo della benzina sale, anche tutti gli altri generi legati alla benzina salgono, i trasporti, anche degli alimentari, c'è anche la scusa, diciamo, il trasporto dell'energia, 2/3 della bolletta, sono i trasporti, le spese di trasporto. Quindi, ecco, possiamo aspettarci una grossa bolla di inflazione intorno a questi temi e queste appunto energie sono il segno del mistico, però, come detto, e quindi se stiamo lavorando in diciamo in una sorta di ambito più spirituale, in un contesto più spirituale, questo può portare la necessità di distinguere realtà e illusione, e quindi anche distinguere gli elementi di mistificazione, quello che possono essere cose mistificate da guide superiori che in verità non lo sono. Quello che è il nostro sé maestro, da quello che è il suo falso, che è il falso profeta, il Cristo rispetto all'anticristo. Quindi restare molto bilanciati sulla verità, l'umiltà sicuramente aiuta per non entrare anche nel complesso messianico, nella sindrome messianica, e quindi essere anche molto cauti, no? E andare molto piano, con quei piccoli passi suggeriti dal segno della Vergine, anche per quanto riguarda il nostro percorso evolutivo spirituale, perché le energie, diciamo, l'estremo dell'energia creativa, dall'altra parte un estremo di energia distruttiva, in ultima istanza. Quindi, anche perché, ecco, i pesci sono anche l'ultimo segno, e quindi c'è anche una sorta di apocalitticità, se volessimo in senso metaforico, di arrivare a questa fine dei tempi. Soprattutto se siamo in un qualche simbolico aspetto alla fine di un giro. Ecco, quindi rimaniamo focalizzati sulla positività, il 22 che si ripete in sincronicità in questa danza del fantasma, il velo di Maya, il velo dell'ignoranza, dell'ignorare quello che non si sa, che non si vede, che si ignora, che non si conosce, e
la potenziale nebbia, la mistificazione, la confusione, questa libellula che trionfa su questo. A questo punto, comunque, vi invito alla medicina della libellula come totem che viene espressa nel video precedente a questo. Anche per elevarsi a questa danza di fantasmi, di ombre che potrebbero, ecco, in qualche modo potremmo sentire intorno a noi energie non chiare, mistificatorie, e anche comunque distinguere quali di questi fantasmi sono legati alle anime dei nostri defunti? La libellula nei Lakota, nella tradizione dei nativi americani, Lakota è legata anche alle anime dei defunti, che possono anche venire per farci da guida o per fuorviarci. Nei due estremi, questo 12 di nuovo, 12 aprile, 12 aprile. Dodicesima casa, il coyote Nettuno, l'ho pensato prima, no? Questo ingannatore, questo sabotatore che si è citato. Quindi questa, diciamo, energia in ogni caso andrà ad amplificare le nostre capacità di manifestazione, le nostre capacità di manifestare. 22, no? 22. 22, 22. Quindi iniziamo adesso a prepararci, a praticare questa energia, impostando in maniera molto chiara le nostre intenzioni, in maniera estremamente chiara le nostre intenzioni. Ci sono diversi 22 in gioco. 22 è l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, porta in sé sigillo e completamento. E quindi, tra quello che è il nostro muoverci su questa energia, che forse noi stessi siamo il messaggio nella bottiglia, così come questa barca è portata sulla superficie, semi-emerso, siamo noi il messaggio, che riceviamo, un messaggio dal sé, e muovendoci verso quest'altro 22 di conclusioni relative alla danza dei fantasmi, alle nebbie, alle mistificazioni che potrebbero aver caratterizzato la nostra vita, attraverso anche magari l'incontro ravvicinato con anime che in qualche modo ci sono care e che ci riportano a una verità che trascende l'illusione, che solleva il velo di nebbia. Usiamo il presente per formulare le nostre intenzioni e usiamo il presente nelle affermazioni intenzionali, e anche usiamo il presente nell'affermazione di gratitudine. Quindi siamo nel momento in cui riceviamo, siamo un ricevente, un participio presente. Ma anche il gerundio, io sto ricevendo. Quindi intenzione e pensiero focalizzato. E sentiamo che le cose stanno, le sentiamo già, il nostro desiderio, la nostra intenzione, che sta succedendo, la sentiamo nel participio presente, nel gerundio. Qui ed ora, entriamo in questa energia come se sta accadendo, è nell'atto di essere. Esodo 3,14, 3,14, gematria dell'arcangelo Metatron, 3,14. Approssimazione del pi greco mi viene suggerito, e facciamolo giornalmente, come quindi con una modalità sempre della casa della Vergine, giornalmente, giorno per giorno, uno dopo l'altro, minuto per minuto, focalizzati, e le sincronicità ci aiutano anche a, diciamo, rimanere in questo stato di ipercoscienza, di supercoscienza. Quindi che non è il tempo cronologico, quello che è il tempo che scorre e che lasciamo andare, ma è un tempo di contenuto. Cioè il tempo non con... E qui è un bellissimo passerotto che viene, amore, a curiosare un pesce che ho dipinto e ho messo sul tavolo fuori, che sta asciugando. E
E quindi un tempo che non è un contenente, ma è un contenuto, quello delle sincronicità, che non è loro il tempo dell'orologio, ma è la lancetta ed è il suo significato. E quindi andiamo all'anima del tempo, al tempo profondo, quello che in geologia viene definito come tempo profondo e che in questo caso lo spirito della tartaruga ci insegna come medicina. È un tempo che non è messo, che non è fatto di un conteggio, un contatore in tutti i sensi, ma è un tempo fatto di simboli, di significati, di senso più profondo. È un contenuto per riscrivere e riprogrammare il nostro subconscio ed è una linea del tempo che non è più lineare, è circolare e ha una qualità più che circolare, quasi concentrica e non spiralizzata. Ed è concentrata circolarità che ci porta sempre più in profondità e sempre più in elevazione, ascensione, come lungo la scala. Ed è un tempo che non ha quello che in inglese si definisce la deadline, la scadenza, la data di scadenza, la linea morta, ma ha una alive line, alive line, quindi viva, una linea viva. E questa è un'energia sacra che ci ricorda dell'interconnessione di tutto ciò che è, perché negli ultimi 2 anni la realtà tridimensionale ci ha provato e ci ha drammaticamente mostrato una separazione tra le dimensioni, mentre, ed è questa altra illusione, e quindi ci ha portato dentro la divisione, dentro la separazione, mentre a un livello più alto, potremmo dire quinta dimensione in su, sempre più siamo in un'idea di moltiplicazione e di unione, e quindi di moltiplicazione di una coscienza unitaria e unitaria anche nei nostri livelli, di un conscio, subconscio e cosciente che lavorano in maniera allineata. E stiamo vivendo, diciamo, questo paradosso dimensionale, cercando di mantenerci focalizzati sulla nostra visione della verità e equilibrati mentre attraversiamo la strada di mezzo, diciamo, tra la via regale dell'albero della vita, la via tra gli opposti del buddismo, attraverso una azione senza sforzo alla taoista e un'unità, diciamo, che è quella di attraversare questo Mar Rosso nel mezzo e questa energia alimenterà il nostro desiderio di essere connessi alla sorgente, a un senso di unità, di essere uno con Dio. La nostra sensibilità psichica aumenterà perché anche appunto, come detto altre volte, l'energia fotonica e la nostra capacità di manifestazione, di nuovo il 42 che esce, l'energia fotonica è in aumento. E più diventiamo più abili a manifestare, quanto più ci connettiamo con l'invisibile, quanto più ci rendiamo conto di non essere soli e quanto più lavoriamo in unità e in comunità anche. E quindi anche l'importanza delle associazioni comunitarie per la manifestazione. E quindi questa congiunzione avviene anche 3 settimane dopo il famoso equinozio in Ariete, che è veramente l'inizio astrologico dell'anno, e quindi intorno agli equinozi e ai solstizi il velo è più sottile, il velo è molto più sottile. E riceviamo ancora più intensamente le ondate di energia informata che aggiorna e fa questi aggiornamenti upgrade in remoto alla nostra coscienza attraverso i nostri download, attraverso la nostra canalizzazione, utilizzando il nostro corpo come un mezzo fisico, come un connettore, come un superconduttore. Con i nostri verso i nostri fi sensi fisici e quindi riceviamo l'informazione a livello sensoriale, a livello immunitario, a livello genetico, di DNA, nel nostro sistema sensoriale, è psicosensoriale, è clarisenziente ed è un impeto spirituale enorme, una sorta di energia del giudizio e del risveglio che vengono insieme a ricordarci l'equinozio in Ariete. E la congiunzione, il 21 palindromo di questo 12, che è la verità e l'illusione.
e la realtà che ci viene comunicato in questa lettura, saprete riconoscerla. Quindi un'escalation, appunto, e andrà anche la nostra interconnessione, la nostra telepaticità e teleempaticità andrà oltre il genere, la specie. Potremo sentire quello che sente il nostro cane, che sente, comunicare telepaticamente. Il mio cane è quello più piccolo di età, che è nato nel 2015, già lo fa, già comunica telepaticamente con me. Cioè io posso, basta che penso di uscire, che lui è già pronto al guinzaglio, alla porta, ed è magari già nell'altra stanza e arriva di qua come se io lo avessi chiamato. E perché comunque ecco, le energie di chi nasce negli ultimi anni, cani, animali, piante, sono in ascensione, sono più potenti. E con questa congiunzione ci sarà un senso di amore incondizionale e di unità meravigliosi. Nettuno e quella l'energia di Nettuno e dei Pesci è un'energia di devozione, un'energia devozionale, di lealtà devozionale. Entrambi, Pesci e Nettuno, come archetipi, vogliono dissolvere l'ego per connettersi a qualcosa di più grande, per connettersi alla verità, per mantenere stabile la connessione più profonda, più forte, e la discepolanza, il discepolato come servizio spirituale alla collettività e al pianeta diventa un punto di fuoco in tutti i sensi. In questa acqua è lì che il fuoco va a complementare l'elemento con la nostra attenzione, dove la luce è diretta. Essere di servizio in servizio spirituale, essere devoti, devozionali, misticismo e una modalità silente, l'amore incondizionato espresso in vie, in modi e in forme immaginative, poesia, musica, arte, scrittura, illustrazione, in paesaggi surrealistici, e anche Giove è molto visionaria come energia ed è sarà testimone di nuovo il 64 che abbiamo citato in apertura, e orientato al futuro, vuole raggiungere il cosmo, le 14:14 in questo istante esatto, l'angelo Veolia, 43esimo angelo del Kadosh. E quindi raggiungere i confini del cosmo. Lascia che Dio sia la tua guida in questo processo. Nettuno, che è anche il significatore dei sogni che facciamo di notte. La nostra attività onirica gradualmente accresce, cresce. Verso aprile teniamoci un diario perché i sogni sono eterei, quindi li possiamo fermare, come si ferma, li possiamo catturare come farfalle sul livello cosciente, perché i sogni sono maestri del subconscio. E ci aiuta questo lavoro cosciente e subcosciente a mantenere uno stato gamma di onde gamma cerebrali, di mantenerlo più a lungo. Chiediamo ai nostri sogni di risponderci prima di andare a dormire, che è così come chiedere al nostro sé superiore, al nostro sé maestro, e non preoccupiamoci della confusione iniziale. Naturalmente, no, certamente quello che mangiamo a cena influisce. Se ci abbuffiamo potremmo avere cioè, nel senso che tutto va comunque, due pesi, due misure, tutto va, come dire, proporzionato, però ecco, il panorama onirico assume un'importanza fondamentale nella comprensione del subconscio, così come Castaneda, i Toltechi ci insegnano anche, e Einstein che ci ricorda che l'immaginazione è più importante della conoscenza, perché la conoscenza è limitata a quello che conosciamo e capiamo ora, mentre l'immaginazione abbraccia il mondo intero. E il tutto quello che c'è, c'è stato e ci sarà. E la logica ti porta da un punto A e B, sempre citando Einstein, la immaginazione ti porta ovunque. E c'è un processo infinito di energia che fluisce, l'acqua che agisce come superconduttore.
e porta una visione più chiara. Il 43, citato 43esimo angelo, 14 e 14, Veulia, dai con grazia e gratitudine. E un tempo per la mente del principiante, quindi si riparte da zero, azzeriamo tutte le nostre preconcezioni, tutte le nostre preinformazioni, preconoscenze, tabula rasa, bianca, lavagna, su cui vedere chiaramente anche il vuoto. E ecco che, come in un oceano con correnti e onde, un oceano di luce è quello in cui siamo, una onda elettromagnetica, il campo elettromagnetico. In un campo elettromagnetico, il campo elettrico e quello magnetico sono perpendicolari uno all'altro. C'è una perpendicolarità, una crucialità del momento. E c'è un processo di purificazione dato anche dal lavoro dei nodi nord e sud, toro e scorpione. E quindi ci immergiamo in questo oceano. Un grande profondo cambiamento nella nostra percezione. L'energia di questa congiunzione è un'energia della quale approfittare, perché poi l'energia che entrerà in maggio sarà molto più attiva, molto più focosa, molto più orientata all'azione. Ecco, approfittiamo di questo momento contemplativo. La saggezza che raddoppia se stessa, il 22 che torna nuovamente in una sincronicità infinita. Lo contiamo già 4 volte, siamo a un 8-8. Che è 16, che è la visione, che è la contemplazione, che è il fare scuba diving in un oceano di luce con la nostra immaginazione e portare luce nel nostro subconscio. Voglio vedere le energie generali. L'amato col numero 5, il nostro cuore e la ricerca della visione che escono come energia generale di questo mazzo e i guardiani della terra. E il bastone che esce col 43 nuovamente in questa sincronicità, bastone usato nelle cerimonie dai nativi americani per richiamare anche nuovamente il richiamo agli animi defunti. Alle anime defunte. L'energia generale di questo altro mazzo è l'isola del tesoro, quella questa tartaruga semi-emersa, meravigliosa, che porta alla luce un tesoro, il 9, il compimento, l'isola del tesoro, il Nord America era definito dagli indigeni l'isola tartaruga, prima che venisse chiamato e ribattezzato. L'energia della tartaruga, la pazienza della tartaruga, energia generale, un altro 9. Energia di questo mazzo, la tartaruga. La tartaruga, e si apre anche questo cigno. Tempo per una profonda immersione. Lento e costante vince la corsa. 62-60. 60 che è questa profonda immersione che riporta la sincronicità della nostra ricerca della visione, dove portiamo luce nelle profondità, sott'acqua. Lento e costante vince la corsa. Con questo messaggio sulla congiunzione di Giove e Nettuno vi saluto e vi auguro una buona immersione a questo punto. E se siete o foste interessati a una lettura personale con me, vi lascio la mia email nella descrizione di questo video, e quindi potete chiedermi informazioni riguardo ai viaggi nel vostro campo di energia e anche ai percorsi di guarigione dell'esperienza esistenziale. Grazie. Ciao.